hanno fatto nel calcio, poi è comunque una serata di beneficenza, quindi quando ci sono questo tipo di serate e tra l'altro c'è stata una risposta bellissima da parte del pubblico, c'era tanta gente, 10.000 persone, c'erano tanti calciatori, ex calciatori, e quindi è stata una bella serata, direi. Contento di tutto, della serata, del pubblico che era venuto e dell'incasso che andrà in beneficenza e che potremo così aiutare dei bambini meno fortunati di noi. Tra le stelle di questa sera c'era anche Fabio Quagliarella, contento di essere stato presente a questa serata così importante? No, contentissimo, fa piacere perché comunque con Pippo Maniero per me è come fratello maggiore, ecco. A Torino diciamo che sotto i suoi consigli sono maturato tantissimo, perciò mi ha fatto molto piacere accogliere il suo invito e poi oggi veramente è stato uno spettacolo vedere poi tutta questa gente che ha accolto alla grande questi due ragazzi eccezionali. Stupenda serata, giusta per onorare due grandissimi uomini e poi anche due grandissimi giocatori, perché sono stati esemplari col loro comportamento e poi giocatori di classe, come se ne vedono pochi anche adesso. Sono intervenuti, è stato vedere i ragazzi che hanno risposto alla loro chiamata per capire quanto abbiano lasciato il segno dal punto di vista umano. Veramente complimenti a Checchi e anche a Pippo Maniero. Nanu Galdierisi oggi con la maglia del Padova, però da domani si inizia a pensare al Padova come avversario. Beh, ma la maglia del Padova è sempre stata con me in qualsiasi posto sono andato. E credo che proprio il rispetto che mi sono guadagnato e l'amore che mi sono guadagnato in tanti anni qui a Padova è proprio perché sanno che io ho sempre cercato di dare il massimo contro tutti e contro anche le squadre a cui sono affezionato, perciò cercherò di meritarmi ancora questo applauso se è possibile, anche se gioco in un'altra squadra, non gioco più, alleno. Quindi ci sarà un'emozione particolare domenica da provare? Beh, insomma, oggi è stata lampante il fatto che una curva e uno stadio ti acclami, sapendo che domenica c'è il big match, la dice tutto sull'amore che c'è e sulla stima che c'è tra me e il Padova, tra me e i tifosi del Padova. Beh, le stelle diciamo che erano Maniero e De Franceschi, perché la serata era tutta per loro, però è chiaro che per me ritornare a Padova è stata un'emozione importante, rincontrare vecchi amici, quindi è stata una bella serata. Daniele Castaldello, da padovano, che effetto ti ha fatto essere qui questa sera e partecipare a una serata così importante? Ma è stato bellissimo, perché essere qui a celebrare l'addio al calcio di due non ex giocatori ma amici, per me è stato molto importante. Poi tornare dopo 7 anni in questo stadio qui, che lo sento un po' mio perché è casa mia, per me è stata una grande emozione. Spero in un futuro di ritornarci, non per fare la partita d'addio ma per giocare. E stupito della bellissima risposta del pubblico padovano? Ma da un lato sì, da un lato no, perché si sa che il pubblico di Padova è questo, sicuramente se qui si porta un po' di entusiasmo il pubblico è il primo a venire, è sempre stato così. Padova è una piazza che non merita la C1 ma merita ben altre categorie. Ma quando torno a Padova mi sento a casa mia, no come inconia e tu me fa ben, cammino sotto i porteghi de qua de ami incanto e cupo e del santo facciaro a città, ritrovo tutti i popoli davanti a sta basilica. Chi che ha visto Padova non puoi scordarla più. Padova Sport è in collaborazione con Comune di Padova, assessorato alla promozione sportiva.
7, 8, 9, 10. No bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there. And I got a girlfriend everywhere. Miami Beach to Beluga Bay, from the Milky Way to East LA, from Sunshine.